Grande festa e partecipazione l'altra settimana presso la sede di Via Nuanola per i 40 anni del Circolo Culturale Giovanni XXIII, una manifestazione che ha suscitato grande emozione e commozione nei presenti che hanno ripercorso con aneddoti, immagini, fotografie, testimonianze di un video dei 4 decenni di vita del Circolo. La storia del Civico 179 parte agli albori degli anni 70, di domenica il locale ospitava la Santa Messa, mentre durante la settimana la sua funzione era ambivalente, di mattina ospitava l'asilo, di sera diventava il punto di ritrovo dei giovani del rione, che trascorrevano il loro tempo a scambiarsi opinioni. Tra un calciobarile e un tavolo da ping pong, da lì a qualche anno Don Angelo Cerbone avrebbe preparato la base di questo sodalizio. Correva l'anno 1971, Beniamino Repucci, Antonio Simonetti, Giuseppe Bosone e Angelo Cerbone diedero vita al circolo e con una squadra di calcio giovanile ne altre iniziative riavvivarono un intero rione. Il 1973 si ricorda essere l'anno in cui il circolo assunse le proprie caratteristiche di socialità e ricreazione con il primo presidente per l'appunto Angelo Cerbone. Il Circolo Culturale Giovanni XXIII si distingue in vari settori e per diverse iniziative. Si ricordano le partecipazioni al Carnevale Palmese, l'allestimento della squadra di calcio che portò alla fine degli anni 90, la Palmese nuovamente in Serie D ed in Serie C2 dopo anni di anonimato. Oltre che spunti di carattere sociale e ricreativo, la caccia al tesoro o l'impegno sociale con eventi sociali e culturali. Ancora oggi il gruppo è alla ricerca di nuovi stimoli su tematiche che possano suscitare interessi nella collettività sul territorio e rappresentare momenti di aggregazione. Allora, ci troviamo col presidente del Circolo Culturale Giovanni XXIII, il dottor Agnello Lauri. Questa sera festeggiamo i 40 anni del ciclo. Ci dia un commento su questo evento. È stata un'occasione per noi del Circolo Giovanni XXIII importante per dimostrare come un sodalizio che lavora per così tanti anni ha dato dimostrazione in tutto questo periodo di tempo di poter descrivere in 40 anni dei momenti importanti della storia sociale di Palma Campania, se non pure quella culturale, quella folcloristica, quella ricreativa. E in questa occasione abbiamo in effetti invitato l'intera popolazione, la cittadinanza, perché fosse vicina a questo evento che ritengo importante, perché i circoli debbono aggregare e debbono essere in effetti un esempio importante per quello che è il discorso futuro in un momento particolare della società certamente non felice.